stavamo tanto parlare di Veronelli, della sua esperienza di ricercatore della cultura antica, e volevamo farlo però con una chiave di lettura più moderna e più attuale. Abbiamo preparato questo viaggio partendo da Veronelli, dalle persone che con lui hanno collaborato, che ci daranno il suo ricordo umano, il suo ricordo di persona, di personalità. Andremo poi avanti parlando del turismo lento, del turismo dell'esperienza, del grande turismo della emozione, che in questo momento, voglio dire, trova una sua ricollocazione nel, tra virgolette, mercato del turismo. Perché le persone oggi non cercano più uno standard, non cercano più un prefabbricato, un prodotto preconfezionato. Cercano quello che è la naturale, come dire, espressione di ogni territorio. E le naturali espressioni sono i prodotti della terra, sono l'artigianato tipico di un'area molto ristretta, è l'identificativo, è la carta di identità di quel territorio. E quindi l'incontro tra le persone del territorio e l'ospite, la persona che arriva, il viaggiatore, diventa uno scambio di emozioni, uno scambio di comunicazione. Andremo ancora avanti mostrandovi quattro località, quattro posti, quattro comuni d'eco, ognuna con la sua specificità, col suo prodotto, con la sua tradizione, con la sua cultura e col suo vivere quotidiano. E finiremo con mostrare smart cooking, cioè come si può interpretare anche in chiave moderna un prodotto antico. Buona passeggiata e aspettiamo vostri commenti. Dunque, in Italia si riflette da tempo con inchieste, con ricerche, per quanto riguarda, insomma, le aree produttive, le aree urbanizzate e per quanto riguarda invece le aree interne, quelle che una volta Manlio Rossi Doria chiamava l'osso e la polpa. Una volta, negli anni 60, quando Manlio Rossi Doria scrisse questa frase, che poi è diventata famosa, l'osso praticamente era la dorsale appenninica, quello che non sapeva di niente in realtà, secondo quelle che erano le considerazioni di quei tempi. La polpa invece erano le aree balneabili. Oggi forse la pensiamo diversamente in realtà, perché l'osso e la polpa potrebbero condividersi, potrebbero ragionare insieme, potrebbero comunicare. E quindi le politiche tra le aree, diciamo, esterne, quelle balneari, le marine e le aree montane, in effetti potrebbero migliorare, se non addirittura balzare al primo posto. Per quanto riguarda una serie di produzioni, una serie di attività. Nell'Italia moderna, in quella diciamo settecentesca, nell'illuminismo, che è stato un secolo felice per quanto riguarda insomma il nostro territorio, i nostri paesi, gli intellettuali del Settecento la pensavano diversamente. In realtà mandavano i loro figli, i loro giovani e ricchi rampolli a girare l'Italia del Sud per fare quello che viene chiamato abitualmente un viaggio di conoscenza, un percorso di iniziazione. Questi percorsi non è vero che attraversavano le marine, perché molto spesso le strade rotabili non attraversavano le marine. Una volta che lasciamo Paestum, la Consolare delle Calabrie in realtà si inerpica attraverso, insomma, i dorsanti dell'Appennino. E quindi in realtà tutto diventa impervio, tutto diventa difficile, però questi giovani ragazzi superavano le difficoltà e si facevano ospitare dove capitava. A volte era un'osteria, a volte era uno stesso, a volte addirittura un prete, oppure a volte addirittura era una famiglia, diciamo, di quelle per bene, tra virgolette, come venivano chiamate nel Settecento, di quelle nobili o di quelle borghesi, che riceveva queste persone e cercava, insomma, di imbandire timidamente un pranzo, una cena.
Di queste cose parlano tanto i libri di storia, di quello che veniva definito il Grand Tour. E forse questi viaggiatori sono stati più coraggiosi di noi, perché invece, insomma, di sdraiarsi a prendere il sole sulle spiagge, in realtà, insomma, si sono inerpicati lungo la dorsale appenninica, conoscendo paesi che nemmeno noi probabilmente conosciamo bene, tipo Padula, Polla, che adesso sono attraversate dall'autostrada, quindi dagli anni 60 in poi noi abbiamo una diversa tipologia, insomma, di movimento. Ma voi pensate a questi ragazzi giovani, ventenni, che attraversavano queste colline, questi borghi selvaggi, per dirla alla Leopardi, che nemmeno loro sapevano dove sarebbero andati a finire. Oh, mi piace leggervi questa cosa molto carina, in realtà, di uno scrittore famoso, perché François Lenormand in realtà è un archeologo importante, con un gruppo di archeologi affronta questo viaggio per conoscere le bellezze non solo di Paestum, ma anche di una serie di località. E parla in realtà di un pollo ammazzato sotto i suoi occhi, grondante di sangue, che poi gli viene servito, insomma, alla meno peggio, proprio nella certosa di Padula, in realtà, che probabilmente in quel periodo, più che essere, diciamo, servita per i riti cattolici, diventa addirittura il luogo per questo rinfresco, per questo banchetto che questa famiglia nobile in romano tengono insieme, in realtà, per questo gruppo di archeologi che stanno attraversando la penisola, questa striscia stretta e lunga che è il Vallo di Diano, in cerca, insomma, di chiesette, ruderi e anche in cerca, insomma, di buon cibo. Quindi non è vero che non si possono. C'è un altro bellissimo passaggio di un altro scrittore, che è Gissing, che in realtà è un pittore cioè un artista di quel periodo, che parla, insomma, dell'ospitalità calabrese, immangiabile, perché l'ospitalità calabrese, insomma, nel Settecento è piccantissima e quindi molto diversa, insomma, da quello che noi siamo abituati a mangiare. Ma poi io volevo fare una considerazione: ma è proprio vero che quello che mangiamo, quello che, insomma, beviamo, in realtà è sano, è tradizionale, è genuino? Non è sempre stato, cioè è stato fino a un certo punto così. Poi, dopo una certa letteratura, probabilmente la genuinità, come dire, la tradizione è stata scambiata per qualcosa che poteva essere contrabbandata, come, non lo so, dieta mediterranea, piramide della salute, tante cose, no, che noi conosciamo e che probabilmente crediamo che siano sane, ma in realtà sono soltanto delle sovrastrutture, perché noi, se noi andiamo a vedere bene quelle che sono state le nostre tradizioni, ci accorgiamo che il pranzo contadino, quello che adesso pomposamente viene definito dieta mediterranea, in effetti è quello che c'è. Quindi carne zero, perché in realtà è un alimento troppo costoso e troppo, diciamo, raffinato per i palati contadini. Maiale tantissimo, e qui ci sono anche le testimonianze dei viaggiatori del Grand Tour. Ragù di sughi di pomodoro ristretti, ce n'è un'abbondanza. Cereali, legumi e frutta. E molto formaggio, in realtà, è anche piuttosto stagionato, perché ovviamente i contadini lavoravano, diciamo, e mangiavano quello che c'è. Tant'è vero che anche, insomma, da quello che abbiamo letto prima, che cosa appare? Che per fare bella figura, nobili, borghesi e contadini offrivano a questi viaggiatori quello che c'è. E noi è su quello che c'è che oggi dobbiamo ragionare, su quello che produce il nostro territorio, non quello che in realtà ci sembra che possa produrre. Lenormand, a un certo punto, parlando di questo pollo ammazzato che sarà costretto poi a mangiare, parla in realtà dell'ottimo vino che ha bevuto a Padula. Ecco, quindi, per esempio, questa è una traccia, no, viva, che noi potremmo utilizzare nella nostra cultura attuale. Io
Io credo che in realtà il centro e la periferia, l'osso e la polpa, in realtà possano colloquiare diversamente e possano, insomma, divenire il terreno di tradizioni che in realtà non è che non ci sono mai state. Per esempio, un noto scrittore italiano, Mario Soldati, per un certo periodo ha fatto, diciamo, questo viaggio, viaggio che probabilmente la butto lì. Potremmo intraprendere nel sud un viaggio alla ricerca, insomma, dei nostri prodotti tradizionali, delle nostre ricette tradizionali e delle nostre culture tradizionali. Soldati l'ha fatto tra il 57 e il 61 per un progetto radiotelevisivo di cui io ricordo vagamente l'esistenza. Probabilmente ho visto qualche spezzone su Rai Storia. E si chiama Alla ricerca dei cibi genuini, viaggio nella Valle del Po. Soldati si è occupato di tante cose, ma forse questa è una delle trasmissioni più fortunate della nostra Rai, tant'è vero che è stata anche in qualche modo riprodotta all'interno di Rai Storia ed è un documento di un'importanza enorme perché in realtà ci permette di conoscere l'Italia com'era. Diciamo che Soldati ha descritto gli italiani non soltanto da un punto di vista etnografico, ma anche da un punto di vista gastronomico e attraverso la televisione ha creato l'identità italiana attraverso il cibo e attraverso il vino e ha contribuito quindi a fare conoscere l'Italia che forse ancora negli anni 60 era, diciamo, una terra pressoché sconosciuta. Luigi Veronelli è morto nel 2004 e sono trascorsi velocissimi questi 16 anni. Nato a Milano da una famiglia borghese, appena ebbe l'occasione di assaggiare le prime due dita di vino in un bicchiere, ha intuito che il futuro della sua vita sarebbe stato legato a questo grande prodotto della terra. E lui è stato l'uomo che per primo, quando la televisione era solo in bianco e nero, con l'attrice Ave Ninchi, ha organizzato un viaggio sentimentale per i prodotti italiani e per il cibo italiano. È stata una grande rivoluzione. Allora Ave Ninchi faceva la cuoca e lui faceva il sapientone, quello che suggeriva, indicava, anche se in vita sua ha avuto la fortuna di avere una moglie grande cuoca, e quindi o mangiava quello che preparava la moglie o andava in trattoria e in ristorante. I suoi grandi interessi, soprattutto i vini. Un secondo grande interesse suo, l'olio d'oliva extravergine. E alla fine, nella parte conclusione della sua vita, la volontà di esaltare i prodotti e i piatti locali, che sono testimonianza di una storia di un popolo o anche di un piccolo popolo, con la possibilità di avvantaggiare dal punto di vista turistico quei territori i cui sindaci andavano a decidere quali erano le denominazioni comunali, le DECO. Comincio parlando dei vini. Lui era un grande appassionato di vini e una delle frasi più belle che ha avuto occasione di scrivere è questa: la vita è troppo breve per poter bere vini cattivi. Cioè, lui ha esaltato la grande produzione, anche se ha sempre ritenuto che la produzione di vino del contadino è migliore del vino prodotto dall'industria. Su questo ha fatto una grande battaglia perché, oltre a scoprire tanti vini nuovi, ne ha scoperti molti che i suoi amici non accettavano come buoni vini, ma lui è riuscito a capire come lavorare meglio la vigna, come lavorare meglio in cantina e fare di alcuni prodotti che avevano riscontrato la delusione dei suoi ospiti, farne dei grandi vini. E i vini italiani, i grandi vini italiani, devono molto a Luigi Veronelli.
Poi ha cominciato a fare la grande battaglia per l'olio extravergine di oliva. Credo che anche quella sia una grande battaglia, perché quando io vedo nei supermercati che ci sono oli d'oliva a prezzi che raggiungono, secondo me, il 20% del costo dell'olio d'oliva meno importante, mi rendo conto che bisogna fare dell'olio con olive italiane, non con quelle che arrivano dalla Tunisia o dalla Turchia o da altri paesi, e bisogna farle in una certa maniera, cioè raccogliendo le olive e immediatamente portarle al frantoio nella stessa giornata per ricavare degli oli che sono eccezionali. E anche su questa battaglia ha avuto il conforto di tanti appassionati dell'olio d'oliva, tanto che ormai è diventata una tradizione andare a visitare luoghi dove si possono trovare grandi oli d'oliva. La parte finale della sua vita l'ha dedicata però al valore della terra. Il suo motto era camminare la terra, cioè riteneva che fosse assolutamente importante avere un contatto costante e duraturo con la terra. Perché proprio la terra è quella che riesce, una volta che sono seminati le semi, a produrre secondo la qualità del terreno, secondo la posizione, secondo le giornate, anche il clima, eccetera, prodotti più o meno buoni. E quindi per camminare la terra vuol dire che bisogna vedere dal giorno della semina al giorno in cui viene raccolto il prodotto cosa viene fatto. E credo che anche questa sia una grande lezione da parte di quest'uomo. Niente, ringrazio l'amico Gianfranco Ferrigno perché mi dà la possibilità di raccontare quello che piace a me e che ho scoperto di Gino Veronelli in quanto uomo. Si può parlare di Gino Veronelli in quanto uomo se l'hai frequentato, se hai condiviso con lui alcuni momenti. Beh, mi piace raccontare come l'ho conosciuto. Questo dà l'idea dello spessore, della umanità, della profondità della persona. Ero a Lecce in quei giorni, all'epoca il sindaco era Adriana Poliportone, ovviamente sapete che Gino Veronelli era un anarchico, un vero anarchico, e la Poliportone era della parte opposta politicamente parlando. Io chiamai, grazie ad un consigliere comunale, Gino Veronelli. Me lo disse lui, vuoi parlare con lui e io dissi di sì, mi emozionai quando ero al telefono con lui e lui disse, sentì l'emozione e mi disse, quando vuole casa mia è aperta, l'aspetto a Bergamo. Io non ci credevo, veramente rimasi scioccato quasi e fissammo un appuntamento, presi l'aereo e andai a Bergamo. Non sapevo perché ero andato, lo sentivo come istinto, dovevo conoscere questa persona, sentivo che ci saremmo piaciuti, è come un fulmine. Ci siamo conosciuti, siamo stati loro e gli dichiarai la mia passione per questa, io avevo letto tutto quello che lui scriveva, che dichiarava anche sul Corriere della Sera, dopo vi dico una cosa molto carina, sulle denominazioni comunali. A quel punto lui era un fiume, proprio mi raccontò che cos'erano per lui, mi ricordo ancora, le denominazioni comunali e il prezzo sorgente. Perché dovevo scrivere un libro, insegnando all'università, bisogna pubblicare, e innamorandomi delle denominazioni comunali, incominciai ad ascoltarlo. Lui a un certo punto si alzò e mi disse, seguimi, e mi fece entrare nella sua biblioteca. Chiudete gli occhi e immaginate, non tanto quando entrate in una biblioteca comune, e che ha 18.000 libri, 18.000. E il buon genero Arturo Rota ha quasi finito di catalogarli tutti. Mi disse, questa è la tua stanza? Buon lavoro. Ritornare quando avevo fatto la tesi 30 anni fa.
E quindi io mi immersi in questo suo habitat, suo, e racconto sempre che trovai, li chiamammo tutti e due, dei pizzini. Cosa vuol dire? Erano i fogliettini, lui quando doveva, non si creava nessun problema, e trovai tutte queste comunicazioni scritte a mano, ovviamente non al computer, e ripeto, non si creava nessun problema per scrivere Y al presidente di qua, al direttore del giornale, qual era la sua opinione, e vi posso garantire che era anche molto forte nel linguaggio. E quindi io poi mi sono chiuso e ogni tanto andavo nella sua stanza, vi racconto, ho preso un appunto, qualcosa di quando cominciavo a conoscere il personaggio e a capire il materiale che c'era. Lui scriveva su tutti i quotidiani più famosi al mondo, ripeto, al mondo, non solo italiani. A un certo punto incominciai a dialogare con lui, a passare ore e ore. Bene, vi racconto uno degli scontri più forti che abbiamo avuto, perché chiaramente, essendo un uomo marketing, lui non che non concepiva il marketing, ma la parola brand, la parola marchio, la parola logo, aveva un certo pensiero che ovviamente non coincideva con il mio. Bene, quando entrammo nei successivi incontri, perché chiaramente non sono andato una volta sola, una delle cose più simpatiche che abbiamo vissuto insieme, quando ebbi il coraggio di dirgli: Gino, quando tu morirai, ma gli dissi proprio così, quando tu morirai, il tuo brand finisce. Tenete presente che lui faceva le guide Veronelli, quelle del vino, degli alberghi, dei ristoranti, dell'olio, via di seguito. E non sto qui ad annoiarvi, e gli dissi qual era e perché era questa la mia opinione. Perché il brand Veronelli, fino a quando lui ha vissuto, era forte, era veramente una cosa micidiale. Perché era la sua personalità, era il suo modo di essere, il suo modo di parlare, il suo modo di coinvolgere. Non posso dimenticarmi una volta che sono stato in Garfagnana con lui, e lui mi diceva: ti devi i contadini, gli albergatori, i vignaioli, come li chiamava lui. Lui mi diceva sempre: ti devi sporcare i piedi di terra per poter essere apprezzato, devi parlare la loro lingua, devi conoscere le loro esigenze, devi stare con loro. Non bisogna stare dietro la scrivania. Per apprezzare un buon vino devi andare nella cantina, devi andare a vedere come si fa la vendemmia, devi parlare con l'enologo, devi parlare col contadino. Ecco, questo è il più grande insegnamento che io ho ricevuto da lui. Lo invitai ad Alezio, in provincia di Lecce, grazie a un sindaco visionario che l'aveva invitato, e già all'epoca era abbastanza, stava perdendo la vista. Lo accompagnai col suo mantello bellissimo rosso a parlare, la platea in silenzio. È una cosa proprio, ce l'ho in mente, quando questo personaggio altissimo parlava, raccontava, andava a ruota libera di tutte le sue esperienze, che erano veramente molto molto forti e che ci permettevano di capire quanto sia importante che il contadino, il prodotto che proviene dalla nostra terra, è la cosa che dobbiamo difendere assolutamente di più. Mi piace ricordare come le sue guide, i suoi articoli erano maniacali. Lui era attento, cosa che poi ha trasferito, è successo anche, mi piace ricordarlo, ad Arturo, il suo genero, nella valutazione proprio maniacale del prodotto, del vino. Era, lasciatemelo dire, incorruttibile. Il suo assaggiare, il suo valutare era veramente suo, senza possibilità di altre situazioni. Per me è stata una delle persone più belle che ho conosciuto, perché è sincero, perché è diretto, perché quando io sono andato in vita mia non sapevo neanche che cos'era, perché è una piccola bugia. Il primo convegno che ho fatto con lui è stato a Leoncavallo, che sapete che cos'è a Milano, che ambiente c'è e tutto quanto. Per me è stata un'emozione stare accanto a lui, ascoltarlo, e lui mi dette la possibilità di raccontare che cosa sono le Deco.
riuscito è stata, e che io poi nel mio piccolo, modesto itinerario che sto cercando di proseguire, è proprio un must, una cosa che devo dire che per me non si discute, è l'ascolto. Bisogna rispettare del territorio per poter dal piccolo comune, dal piccolo persona che contribuisce a raccontare la sua storia, la sua leggenda, come diciamo sempre noi, la nonna che va ascoltata per tramandare come si fanno determinati piatti, determinati prodotti. Questo è quello che lui diceva. Diceva: abbiamo 8.000 campanili, se poco poco potessimo ascoltare, questo è il vero Made in Italy di ogni singolo comune. Allora, incominciamo col dire una cosa riguardo alla tua riflessione sul Veronelli giornalista e sul tipo di linguaggio che ha riportato in auge, poi diciamo come, gli aspetti esperienziali ed emozionali che oggi sono così ripresi di moda. Io direi una cosa rapidissima. La prima: dai famosi viaggiatori del 700 e 800, per dare quelli di anni con maggiori documentazioni in Italia, che cosa è avvenuto? Fino a quasi gli anni 30-40, tutto questo discorso è continuato ad andare avanti, ma con questo atteggiamento di viaggiatori che scoprivano l'Italia e lo scoprivano in modo particolare tramite le tavole e i prodotti agricoli che incontravano. Cos'è accaduto con Veronelli dagli anni 50 in avanti? È accaduta una trasformazione completa, perché fino a Mario Soldati c'era questa tipologia di racconto, bellissimo, perché in fondo anche stimolava la conoscenza di determinati prodotti, operatori della terra, e poi quindi certi ristori dove questi prodotti venivano interpretati. Ma non c'erano state due cose fondamentali. La prima, una sistematica conoscenza, come ha fatto Luigi Veronelli, iniziando addirittura negli anni 50 con il suo famoso, una serie di volumi regionali, purtroppo non ebbe modo di sistemarli tutti, con Garzanti, che si chiamava Viaggio nell'Italia piacevole, dove non a caso la grande cultura di Veronelli dava sicuramente un maggior valore a quelli che erano aspetti agroalimentari ed enogastronomici, ma indicando di quei piccoli anche paesi, quindi non solo grandi città, anche tante riflessioni culturali ed artistiche, cioè quel tanto di quel famoso turismo del gusto, il turismo di qualità, del buono e del bello e di una certa qualità della vita, che poi si è imposto successivamente, ma in quegli anni era assolutamente ben poco esistente, e lui lo ha incominciato a fare sui libri e poi su pubblicazioni quotidiani come Il Giorno, che fu il primo ad accogliere questo, piuttosto che poi Panorama e quant'altro. Quindi in quel senso Veronelli, giornalisticamente, ma con una grande cultura personale che appunto non era solo una cultura enogastronomica o agroalimentare, riusciva a dare indicazioni di un certo tipo di turismo che diventava però anche emozione ed esperienza insieme. Ecco qual è stato il suo, qual è stato e qual è il suo grande lascito ed eredità, di avere fatto una rivoluzione che nessuno è stato in grado di fare, men che meno in quei tempi. Tutto quello che è venuto dopo, con tutto rispetto, per carità, però appartiene ad un dopo che naturalmente poi è stato variamente utilizzato. E come giustamente hai detto tu prima, l'aspetto oggi di parlare di turismo esperienziale, di turismo emozionale, è una grande trovata di marketing, inevitabile per il tipo di vita in cui noi viviamo, dobbiamo essere anche immersi nella realtà. Però oggi è un aspetto studiato per marketing, in alcuni casi serio, in altri casi meno serio, ma nella sua origine con Veronelli ha avuto la vera autentica espressione senza nessuna motivazione economica. Perfetto, perfetto. Tu hai partecipato a queste missioni di Veronelli, sì. E ce ne puoi raccontare una per memoria e ricordo? Ma
proprio una, faccio una battuta tra l'esperienziale e l'emozionale, che però non è solo un racconto fra di noi, ma è anche, sono poi quei racconti che fanno capire. Beh, dovevamo andare in quel di Pantelleria, in pieno agosto, cosa incredibile, siamo all'aeroporto di Palermo, prendiamo l'unico aereo che c'era una volta al giorno, e a Pantelleria c'era e continua ad esserci una sola pista di atterraggio per evidenti motivi. Incredibilmente quel giorno di agosto partiamo con l'aereo, sulla pista di atterraggio di Pantelleria si mette una nuvola, di quelle nuvole che però in un aeroporto allora mancante, parliamo di un 25 anni fa circa più o meno, di un aeroporto mancante di attrezzature per poter aiutare l'aereo, l'aereo dell'Alitalia torna indietro in quel di Palermo. Però non è più, questo adesso viene il bello. In quel di Pantelleria ci aspettavano vignaioli, produttori, sindaco, consorzi, di tutto e di più. Allora, mentre siamo in aereo, con Veronelli ci guardiamo in faccia e diciamo: qua questi li dobbiamo aiutare, gente che ha preparato quasi, ci saremmo fermati 4-5 giorni. Allora io dico: Gino, come arriviamo all'aeroporto? Io scappo via immediatamente e vado a cercare uno di quegli aerei privati per poter comunque arrivare a Pantelleria per evidenti ragioni. Quindi arriviamo, io da buon partenopeo di origine, guai a dimenticare la borbonica a modo di battuta fortissima, mi do da fare subito naturalmente, e aggancio uno di quei, ce n'erano solo tre di privati, quindi sono riuscito ad agganciarne uno. Benissimo. Eravamo con Gino, la mia compagna da loro, la compagna abituale di Gino, la famosa Christiane Perrateau, francesina importatrice in Italia delle barrique, ma soprattutto persona anche molto competente nel settore. Pigliamo stereo privato e partiamo. Mentre lì quindi ci aspettavano tutti quelli che ho detto. Se non che nella fretta il pilota dell'aereo si era dimenticato di fare una giusta pressurizzazione nella parte cabina, cioè la nostra, dove noi stavamo. A un certo momento, quindi, pur non andando alto, puoi immaginare, chi vola sa che cosa significa poter non avere la... Significa che c'hai un cervello e le orecchie che ti scoppiano. Le due signore erano così naturalmente e giustamente traumatizzate che si volevano buttare dall'aereo. Cioè non ce la facevano più, nel vero senso della parola. Scherzi a parte, ma fatto vero, finalmente arriviamo finalmente, il volo è durato ben poco, arriviamo comunque a Pantelleria, possiamo atterrare perché naturalmente eravamo sotto le nuvole e quindi si vedeva il sole e poi c'era tutto. Atterriamo in questo unico posto, non ti dico tutti che ci aspettavano, Gino, che era una persona assolutamente rigorosamente puntuale agli appuntamenti che prendeva, ma non è solo come orario, come cioè impegno mentale, e qualche volta invece con rispetto parlando di chi ci sente mi cazziava perché io da buon napoletano non sempre avevo questa rigidità di atteggiamento. Comunque scendiamo dall'aereo, lui si mette a correre per andare presto, addirittura dice: vabbè, voi mi raggiungete. Nel correre salta, cioè perde un mocassino, lui si toglie l'altro mocassino e continua a camminare scalzo. Non è finita. Arriviamo in questo posto, ci riuniamo tutti. Allora Gino, come primo racconto di emozione, poi dirò che fine ha fatto quel mocassino perso, perché anche quella è una cosa simpaticissima. Gino, come primo racconto emozionale, dice: vedete quello che a noi è successo? Tutto questo spirito che abbiamo vissuto è lo stesso spirito, in quel caso parlava a piccoli produttori alimentari e vignaioli, che voi mettete quando andate nei vostri terreni e improvvisamente trovate una situazione non prevista, inattesa, ma è così forte il senso di amore, di passione, anche di mantenere certe promesse, la promessa con la terra che è curata, che dia determinati frutti, per cui trovate qualunque tipo di soluzione, vi date da fare, non fate le chiamate a qualcun altro, cercate comunque voi di trovare soluzioni per far sì che la vostra terra dia i frutti che lei stessa vuole darvi e che voi vi aspettate e se li aspettano i consumatori finali. Trovo nella sua semplicità questa piccola argomentazione che Gino spesso usava, non perché ci accadevano sempre fattori di questo tipo, ma proprio perché era il grande senso di amore di camminare la terra, che è una
famosa parola che abbiamo utilizzato quando ai primi 10 anni della scomparsa di Gino a Milano proprio si è fatta una grande mostra importantissima in un luogo bellissimo e ci sono stati interventi a tutte le parti d'Italia. Per concludere solo la curiosità, quel famoso mocassino è stato recuperato da alcune persone ed è poi finito ed è presente in un museo dedicato a Veronelli, simpatico, che l'amica Marica Orlando, che dirige la rivista Wine Fashion, ha in quella di Caltanissetta, che è un piccolo museo, adesso si chiama Veronelli, ma c'è di tutto e di più del vino, ma comunque quella famosa mocassino là è rimasto, che non l'abbiamo mai più recuperato in tal senso. E quindi la cosa è gradevolissima, perché immaginate questa sensazione. Ma era giusto, Pantelleria, c'era gente che aspettava, c'era una situazione, avevano fatto, studiato piatti particolari, sarebbe stata una condizione ingiusta e di mancanza di rispetto verso le persone semplici, anche perché lì non è che c'erano, sì, sindaco, sì, ma non c'erano i grandi politici in attesa, perché non interessava quello a Gino, anzi, per evidenti motivi, lui era piuttosto refrattario, anzi, quando camminava, andavamo fuori sempre, da qualche parte diceva: ma no, chi ci sta Bruno? Tu mi devi fare sapere se ci sono presidenti di regione, onorevoli deputati, perché io mi devo calmare prima, perché se in un certo posto c'erano situazioni non adeguate, succedeva in ira di Dio. Ecco, questo era il Veronelli emozionale ed esperienziale e con una cultura immensa, questo va detto, perché la sua cultura era ben al di là degli aspetti che riguardavano il camminare la terra, prima in terra e poi sulle tavole. Questa è la grande lezione. Ecco perché noi continuiamo a dire che oggi Gino è ancora così presente. Non è semplicemente, come abbiamo fatto con il nostro comitato di valorizzazione delle Deco, non è solo un aspetto così celebrativo tanto per, ma perché è una realtà, perché ancora oggi continuano a essere presi spunti dalla sua grande lezione per poterle poi attuare. Talvolta si riesce, talvolta no. Quindi quando questo avviene, è come un po' quando uno in certi tipi di dialoghi si riferisce, con tutto rispetto dell'esempio, ai grandi filosofi greci o romani antichi, nella realtà continuano a essere un patrimonio da cui ricavare esperienze, insegnamenti che sono ancora utilizzabili. Grazie, grazie Bruno per la testimonianza, per il calore di quello che hai detto. E speriamo che su questa traccia gli enti locali si rendano più attivi nel promuovere se stessi e il proprio territorio.